Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui oggi, come vi ho promesso su Instagram, all'evento Suzuki. E infatti stiamo facendo provare tutta appunto la gamma della Suzuki. La Kawasaki ovviamente non c'entra, lei è esclusa. Io ho la prova di tre moto, quindi ho GSX 1000, la scarenata. Poi ho la versione carenata, la turistica, la F, e poi la terza scelta, e penso che mi prenderò l'SV650, visto che c'è un'edizione speciale. Comunque ragazzi, siamo qua da Criminal Motor a Bereguardo, Pavia. Molto gentili ragazzi, il proprietario è un super appassionato. E prima di partire vi faccio anche vedere l'interno, perché oltre appunto ad aver fuori le moto e oltre ad essere concessionario solo Suzuki, hanno anche le Benelli. Questo è l'interno e come vedete da questo lato hanno anche le nuove Benelli. Soprattutto mi hanno detto che forse mi faranno provare la Leoncino, appunto una moto nuova appena presentata, molto interessante da prezzo contenuto. Comunque ragazzi, adesso tra poco inizia la prova. Lì vedete il bellissimo ragazzi GSX 1000R, l'ho provato in pista l'anno scorso a Cremona, veramente una bomba. Questo non è in prova ovviamente, e forse l'hanno anche venduto, mi pare di aver sentito. Scarico grosso, ma ovviamente qua si cambia. Tra poco partiamo, quindi ci vediamo in moto. Lascia solo il controllo di trazione, che lo trovi scritto in TC, premi selle, ok? 3, 2, 1, off. Allora, da 3 è più invasivo, poi a diminuire, 2, 1 fino a togliere del tutto. Per andare a fare una prova lo puoi tenere semplicemente su 2, di premi selle te lo lascia memorizzato. Se lo vuoi cambiare durante il viaggio, a gas chiuso, se no non te lo fa impostare. Oppure a moto, sì, a moto ferma, diciamo. No, puoi viaggiare, basta un dia gas. Ah, ok. Dai gas, lui lampeggia e non te lo fa mettere. Quindi se volessi metterlo disinserito? Così. Disinserito, riprendi, lo lascio. Sempre lascia il tasto, e lo porti in off e ripremi sell. Magari lo tengo sull'1, dai, prima volta. Voilà. Uno. Ok. E sei a posto. Va. Perfetto. Seguimi. Ok ragazzi, allora io tengo sul primo livello, abbiamo detto, perché ok che 150 cavalli li gestisci, però la moto non l'ho mai provata prima, e se c'è il traction control direi meglio usarlo. Teniamolo sull'1, che è appunto quello meno invasivo, anche per una questione un po' di sicurezza, perché la moto non è mia, prima volta che la provo, quindi è meglio tenerlo. Andiamo ad accenderlo. Qua si accende il classico metodo della Suzuki, ovvero tenendo la frizione premuta e poi agendo sul pulsante di avvio. Ragazzi, lo so, lo dico di tutte le moto, sono ripetitivo, ma è comoda. Ok ragazzi, dai che andiamo. Abbiamo la guida. Quindi questa non è una prova dove ci lasciano la moto per andare dove vogliamo, ma meglio così, perché di queste zone ovviamente, onestamente, non conosco quasi nessun posto. Ragazzi, veramente comoda, cioè veramente lo dico di tutte le moto, ma questa è ancora più comoda. E prima sensazione a caldissimo, è anche più facile da gestire del CB1000R, che già era facilissimo di suo. Qua infatti, se non vado errato, perché ragazzi, trovare i pesi su internet è sempre complesso, perché alcuni riportano a secco, alcuni riportano peso in marcia. Io vedendo un po', cercando un po', informandomi, questa GSX 1000 dovrebbe pesare a secco sui 188 kg, mentre il CB1000 nuovo R della Honda dovrebbe pesare sui 200, quindi se la matematica non è un'opinione, questo GSX 1000 pesa meno e ha anche più cavalli, perché ripeto, qua siamo sui 150 cavalli contro i 145 del CB1000R. Allora, prendiamo una freccia, devo dire lineare il motore. Un ottimo controllo del mezzo. Ragazzi, appena apri ovviamente ha una coppia spaventosa.
Ve lo ripeto come sempre, non devi portare la moto 200 all'ora per capire la coppia e la grinta del motore. E qua ragazzi, di grinta ce n'è tantissima. Quasi quasi l'avrei voluto provare senza traction control, però mi rendo conto che poteva anche essere un po' pericolosa come cosa. Ragazzi, un sound, sentite, spaventoso. E che agilità ragazzi in curva, veramente il giocattolino, veramente. Questa è ancora più giocattolo del CB1000R. E pensate che è una moto, pensate che comunque questa è una moto uscita prima della Honda. Quindi ragazzi, Suzuki era già avanti 2-3 anni prima appunto della Honda. Comunque adesso dovrebbero iniziare un po' di curve un po' più interessanti e la metteremo alla prova. Allora, come ingombri diciamo che non è strettissima, quindi rispetto alla Honda appunto è un po' più ingombrante, però devo dire che questo ingombro in più aumenta nel modo di guidare, insomma nel feeling di guida, perché come vi ho già spiegato la moto piccola comunque dà anche meno feeling secondo me nella guida, al contrario la moto più ingombrante dà una, diciamo, è più confortevole da guidare e dà anche più controllo. Posizione dei manubri perfetta, non troppo alta e non troppo bassi, quindi riescono a essere sia di attacco sia riescono comunque a essere comodi, quindi ottimo lavoro Suzuki per la posizione di guida, perché è veramente perfetta. Ovviamente qua c'era il nostro amico Velox. Ovviamente ragazzi, questa non è una moto per tutti, moto patente A3, è una moto comunque impegnativa, perché qua appena apri ti scarica 150 cavalli. Forse qua si può iniziare un po' a tirare. Veramente la usi, la maneggi come un giocattolo. Che ripresa! Che motore ragazzi! Motore veramente impressionante qua. Vabbè, io sono con traction control sull'uno, ma qua per guidarla dovete comunque avere un po' di esperienza. Qua non puoi salirci se non hai un po' di esperienza su altre moto magari di media cilindrata, assolutamente, perché rischiate di farvi male. I cavalli sono tanti e la coppia è tanta. Cioè, pensate, se io dovevo farmi il giro da solo da queste parti sarei perso subito proprio. Soprattutto ragazzi, vedete, è molto molto maneggevole. A parte lo specchietto che non vedo niente dietro. Comunque ragazzi, un bel giro anche che hanno organizzato e hanno pensato per noi. A proposito, dietro di me c'è un ragazzo che sta provando 750, che ho conosciuto prima in concessionaria, ho visto che anche lui ha una GoPro e penso che stia iniziando anche lui a fare video su YouTube, quindi se guardi questo video ti saluto perché sei simpaticissimo, oltre che essere un nuovo iscritto, visto che me l'ha detto prima che si iscriveva. Ragazzi, allora, commenti sulla moto così a caldo, fantastica, veramente bella, ottima coppia, una potenza veramente incredibile, qua sono veramente tanti cavalli,
È una moto che comprerei io se dovessi andare su 1000, perché questa qua è una moto senza 1000 controlli elettronici, perché come avete sentito all'inizio abbiamo il traction control selezionabile su 3 livelli, quindi non ha controllo della potenza eccetera eccetera, come avete visto magari su KTM o sul CB1000R. Però ragazzi, una moto veramente fantastica, un po' ignorante, un po' come i vecchi tempi, una moto di... è una moto appunto con poca elettronica e tanti cavalli come piacciono a me, per uomini veri, diciamo così, dai, è un po' una battuta. Comunque ragazzi, ringrazio la Suzuki per questa prova, è una moto fantastica, e adesso andiamo appunto a provare un'altra Suzuki, anche se penso di provare la versione F della, appunto, della GSX 1000. Quindi ragazzi, da questo video direi che è tutto, la moto mi è piaciuta veramente tantissimo. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale YouTube, quello Instagram, e noi ci vediamo alla prossima prova. Ciao!